quasi in cima alla Ghille Tre La Tetta. Non ci speravo più, è veramente impegnativa, soprattutto in queste condizioni. E non me l'aspettavo così, soprattutto il tratto con la corda fissa. Qui siamo proprio nella parte finale, il rippone. Ho fatto tutto quel ghiacciaio crepacciato, ci siamo quasi, manca veramente poco. Eccoci in vetta, 6 ore e 20, in 6 ore e 20 dalla Val Venì. Là si vede bene il ghiacciaio del Ruto, qua tutta la crepacciata ghiacciaiata fatta. Qua c'è il Monte Bianco, siamo proprio di fronte così, impressionante. E di qua tutta la Francia. La sfacchinata, tecnicamente l'unico pezzo difficile è forse quello con le corde, che è veramente impegnativo, poi il resto molto ripido, faticoso, ma si fa. Però tutti i ghiacciai adesso sono crepacciatissimi, basta vedere quelli della Ghille 2006 come è crepacciato. Bestiale, qua siamo quasi a 4000 metri, panorama spettacolo, giornata bellissima. Salutiamo questa cima, giornata sempre bellissima, lì c'è tutto il ghiacciaio che devo fare, la cresta discesa bella ripida con di fronte il Monte Bianco così, magari là alcuni punti si dovrà fare un po' a ritroso secondo me, e là si vede la Ghille Noire, il Gran Comben, Cervine Monte Rosa, la Grivola, il Gran Paradiso. Ecco, tratto mediano del ripidone finale, non è ripidissimo ma neanche non ripido. Diciamo che siamo sui 45 gradi, siamo al limite per farlo un po' a faccia valle, al limite però. Qual è tutta la strada che devo fare, poi devo girare a destra e fare tutto il ghiacciaio di destra. Là sotto si vede lo Chétif, eccetera. E là la Grivola. Aspetta, lì ho bucato, c'è un bel crepaccio, c'è un bel vuoto qua sotto. Quindi qua sono sulla dorsale, forse per via di quella cascata lì. Boh, vabbè. Qua siamo in ripidaia. E speriamo di... Non sto seguendo le mie tracce, ma qui sotto è vuoto. Quindi c'è un po' da stare all'occhio, eh. Come alla base del paretone finale, fatto, l'andata a ritroso. Ora qua sono sul ghiacciaio, questo ghiacciaio tormentatissimo. Là dovrò fare un bel po' di zig zag, ma prima raggiungo quella cresta lì, così taglio via tutta la terminale, scendo da di lì, poi devo fare un po' di zig zag lì in mezzo, ribeccare quella terminale lì, stargli sopra e salire su quel colle lì, c'è una corda fissa. E quello lì è il Petit Mont Blanc, eccolo lì. Poi da dietro è tutto facile, abbastanza. L'unico casino è sto ghiacciaio e quella corda fissa là, ripidissima. E fare un po' di zigzag tra questi crepacci. Si passa anche sopra dei crepacci. All'andata andavo sdraiato per distribuire il peso. Vediamo al ritorno cosa riesco a fare. Se riesco a ritrovare le mie tracce, sarebbe l'ideale riseguirle. Bella balconata sul Ruto, eccolo là. Adesso sto a mezza costa su questa cresta e scendo dall'altra parte e poi sto nella parte alta del ghiacciaio, poi prenderò la parte centrale e poi riprenderò quel colle là. Insomma, un bel casino. Qua sempre Monte Bianco. Qua la via d'arrivo, ho fatto questo colle, poi tutto quel rippone là fino alla cima che è là. Ecco, qui c'è questa terminale che ho appena passato, una bella spaccata. Il punto migliore mi sembrava questo. Adesso devo viaggiare un po' là in mezzo, stando attento ai vari crepacci, perché è pieno e devo guadagnare l'altra terminale là. Delle belle spaccate, qui c'è una nascosta, all'andata
ero andato a gattoni un po' sdraiato, infatti qua si vede che qua è spaccona e qui è nascosta, quindi lì molta cautela, insomma bisogna zigzagare, qua è proprio pieno e vabbè devo raggiungere quella terminale là in fondo, insomma un po' un'odissea. Che qua a gattoni perché è tutto vuoto di fatto, quindi qua un crepaccione enorme, però è coperto, si vede, si intuisce, era una spaccata vigorosa. Là c'è la cima, ma qua siamo nel bel mezzo di un roviera, quindi qua me la faccio a gattoni. Ui ui, che spaccata, siamo proprio in mezzo. Passare quelle spaccate lì, quelle là, insomma, no bello, eh? Oh, mamma mia, che voragini. Eccolo là il colle, e si vede anche la mia traccia. Devo fare sopra la terminale tutta mezza costa, arrampicare là, e sarà dura là, e poi beccare il colle. Dal colle in poi è tutto tranquillo. Qua invece, poi facendo anche caldo, cazza, hola. Si sfonda un po', neve bagnata. La cima, tutta la via, tutta mezza costa qua. Ora devo saltare la terminale qua, fare la mezza costa e affrontare quella parete di roccia fino al colletto là. Pezzo molto impegnativo, c'è una corda, ma è veramente verticale. Vabbè, se sono sceso riuscirò anche a salire, va. Mamma mia, che spavento! L'ultimo tratto, Tobai, dai, fatta! Boom, sono entrato là dentro fino alle spalle. Ho bucato la terminale, vaffan bagno, che paura. Pensavo fosse qua il buco, invece è qua. Vabbè, ora salgo lì, purtroppo c'è la neve marcia, mezza costa e poi almeno è tutta roccia. Dall'altra parte c'è il ghiacciaio, ma non è né crepacciato e né ci sono ste voragini, è qua che è impressionante. Mamma mia che buco, qua sono finito. Porca, meno male che ho allargato le braccia. E sono rimasto su. Zio Can, perso qualche anno di vita qua, eh. Così su mezza costa devo raggiungere quella parete rocciosa. Lì c'è quella terminale che continua tutto lì sotto e prosegue là e là dove ho bucato. Che cagotto, ragazzi. Ghiacciaio tormentatissimo. E vabbè. Dai, devo fare sta mezza costa e poi c'è la roccia. Difficile, ma almeno è roccia. Ecco qua la via di provenienza. Tutto il ghiacciaio fatto, dietro, tutto lì, dietro sto bastonata, il traverso. Ora siamo qua, qua inizia il pezzo con la corda, è un cammino verticale, praticamente verticale, così. La discesa infatti volevo rinunciare, non riuscivo a scendere, ho paura di precipitare. Poi non so come ho fatto, sono riuscito a scendere, la salita teoricamente dovrebbe essere un po' più semplice. Vediamo, proviamo, è proprio verticale. Vabbè, pian pianino posso, mi dedico tutto il tempo necessario e si sale. È un bel casino. Anche perché sta corda è dinamica, per cui è come se fosse un elastico. Io mi avvolgo il braccio così, così tiene, ma è veramente una verticalità. Insomma, un bel casino. Pian piano, dai, lì inizia la doppia corda e poi fatto sto cammino diventa sempre più semplice, quindi tranquillo qua, ci dedico il tempo che ci devo dedicare e vado su. Non me l'aspettavo così impegnativo sto pezzo. Ecco, sono arrivato alla prima sosta, il colle è lì, adesso c'è il pezzo un po' più facile, però mai sottovalutarlo, c'è un altro spezzone di corda. Questo cammino è veramente, guardate che roba, verticale così. Scendere infatti secondo me è molto più difficile. Qua si vede bene tutto il ghiacciaio e voilà, lì c'è il ghiacciaio della Gil du Glacier, spaccatissimo. Adesso comincia a fare un po' caldo, però
è sempre una bella giornata stabile. Ma c'è una disidratazione, porca miseria. Che c'ero, sono salito in cima al Petit Mont Blanc. Così, tanto era qua un tiro di schioppo. C'è una targhettina di vetta. Sarebbe una lapide, praticamente, purtroppo. Qui abbiamo sempre il Monte Bianco. Là si vede bene la Gil Noir. Qua la mia via di salita, si vedono le mie tracce là sotto, tutto il ghiacciaio fatto. Quei due panettoni, tutta la spallata ripida e su in cima. A Gil du Glacier, ghiacciai tormentati qua sotto. E qua, là c'è un po' di Francia, qua sotto la Val Venis. Là si vede bene il Routor, il Berrio Blanc qua davanti, il ghiacciaio del Miage là sotto. Là si vede, si intravede Courmayeur e via dicendo tutte le nostre amiche cime. Là si vede l'Emilius, la Tersiva, la zona Monterosa e Cervino, qualche nuvoletta e la Gran Paradiso e Grivola. Oh, fatta anche sta cimetta, e una arrampicatina, primo, secondo grado neanche. E sì, su. Ora scendo e basta, si torna giù in botta. Eccoci al bivacco Rainetto, arrivati qua. Là si vede la Gil du Glacier e là si vede la Gil des Tre la Tête e il Petit Mont Blanc. Stamattina era già stata dura arrivare fin qua perché dopo un po' già si incontrava neve. Neve sfondosa, è stato faticosissimo arrivare qua. Infatti c'ero già stato, ma ci ho messo un bel po' di più questa volta perché c'era neve. Però insomma non ho mollato e sono arrivato fino su. Sfiancato, comunque sono le 3 del pomeriggio e quindi direi che posso farla benissimo in giornata e scendere. Ho preso a valutare l'idea di dormire qua, ma sono le 3. Se tutto va bene, in 2 ore, tra le 2 e le 3 ore dovrò essere giù al parcheggio, quindi già che ci sono vado giù fino in fondo, seguendo le mie tracce. Boh. Questa è la situazione sotto il Rainetto, molta neve. C'è già qua un'arrampicatina di primo grado, ma con la neve è un casino, poi si sfonda ed è tutto così fin là in fondo, fino in fondo a quel canalone. E quindi insomma ci si becca un po' di neve. Qua c'è ingette nevose e ancora tutto il vallone innevato da fare. La neve comincerà a sparire dopo il canalone là in fondo a destra. E vai pensile, il residuo di quest'estate non si è sciolto. Ci passiamo sopra, ma dovrebbe reggere, spero. Qua è il Berrio Blanc. E a destra il ghiacciaio del Routor. Ehi, bonsoir. Anche là in alto c'è un bel brancone sparso qua. Eccola il canalone, la via di salita e di discesa. Il Combal, il ghiacciaio del Miage e tutta la Val Venis. E là c'è il rifugio di Isabella.